In cammino tra i ghiacciai. Presentato da Scarpa, No Place Too Far. Scarpa. Buongiorno. Buongiorno. Dormito, eh? Oggi dormitona. La nona tappa, per la prima volta è arrivato, stavo pensando, è arrivato il sole alla capanna prima che noi partissimo. Miracolo. E forse anche perché oggi la tappa è più tranquilla, andiamo alla Cerva. Romano l'ho visto un attimo fa, mi ha detto tranquilla, però porta l'imbrago. Quindi, non so, aveva anche un sorriso un po' furbetto, quindi non so cosa che ci vuole far fare. Una sorpresina. Eh? Una sorpresina, ok. Adoro le sorprese. Buondì a tutti. Oggi andiamo via alla Capanna Cerva, che è lì dietro questa montagna qua vicina, e passiamo giù qua a lungo al lago e... Niente, siete pronti? Tutti? Un risveglio un po' diverso rispetto a ieri. Niente vento. Ci voleva. E proprio... il sole. Sì, perfetto, no? Come state? Lelì era stanco ieri, dormito? Pronto, in forma. Tantissimo abbiamo dormito oggi. Non abbastanza, ma... Come? C'è il più giovane, ci dice così. No, scherzo. Trascinarci tu. No, prontissimi. Romano e Moreno, allora ci portate voi, siete voi oggi le nostre guide. Poi ci raggiungeranno in capanna le altre due. Ottimo, andiamo. Va bene. Adesso tutti devono passare qui. È il passaggio chiave di oggi. Senza bastone, lì. Bravo! No, raga, qua ci si va a far male. Non è finito il trekking, eh? Il paesaggio fiabesco ci accompagnerà in questa tappa di 8,4 km con un dislivello positivo e negativo di 520 metri per poco più di 2 ore 30 effettive di camminata. Oggi attraverseremo dolcemente la Val Roseche e a fare da cornice ci saranno le maestose vette del Pizzo Bernina, del Pizzo Roseche e della Cresta del Biancograt, un percorso mozzafiato che ci porterà fino alla Capanna Cerva. Fregia giù? La va? Bellissima. Se sei partita la va, vedi che le fregia. Niente,
Hai visto Romano il bianco grato? Sì, l'ho visto. Bello, eh? Sì, bellissimo. 5 anni fa ero andato con degli amici e siamo riusciti a farlo, soltanto che i giorni prima ne erano morti in 5. E mi sono detto, ma se i giorni prima ne sono morti così tanti, andiamo, ci prendiamo questo rischio. Alla fine abbiamo deciso di andare, abbiamo arrampicato e poi ci siamo calati da questa pinna, perché veramente quel traverso lì sul ghiaccio vivo era una roba... Quest'anno è anche un anno molto caldo, già all'inizio, era già dall'inizio da giugno, e c'è sempre di più ghiaccio vivo. E vuol dire che le condizioni diventano molto pericolose, soprattutto se siamo in un gruppo così grande. In due lo riesci ancora a gestire, però è meglio di non andare. Sì. Adesso andiamo via qua, attraversiamo il fiume che... Facciamo un po' di danza. Facciamo un po' di danza, sì. Voi potete mettere su l'imbrago. La Dalila era contenta. Anche se è una tappa tranquilla, c'è un po' di emozione anche oggi, dai. Arrivo. Che figata! Bellissimo! La tecnica che mi hanno fatto usare non era proprio la più ideale, si è scoperto solo dopo, però è andata. Tiene sta cosa? Siamo? Sì. Se ti va di tirarti così, ok, se no ci mettiamo domani di tirare un po'. Brava! Ho pushato i pè, non ho fatto prima il bagnetto, l'ho fatto adesso. Cos'era la parte difficile lì? Dove non c'erano i passi visibili c'è più corrente, però dai, tutto sommato è andata bene. Un po' freschino, ma... Hai visto che poi la tua tecnica l'abbiamo usata tutti? Siete dei copioni. Avete chiesto i diritti d'autore. Per fortuna non è durato troppo, perché gli addominali stavano... Mi stavano per mollare. Te no, me stavano per mollare alla fine. E non è che tenevo! Per spirito di sopravvivenza. Però è stato bello. Stavo commentando con il Joe che è un sentiero magnetico, con i ghiacciai che attirano l'attenzione e lo scenario qui che non sembra neanche reale. No, esattamente, sembra la ricrescita di quelli che erano i ghiacciai. Il Tisigning mi ha una continuità dei ghiacciai uno dopo l'altro. Che ti fai giù vim, ti vieni in capanna, ti fai giù una val, ti parte ne vim, un altro. E questa è quasi una continuità anche, perché da noi
purtroppo un po' la manca, è la smaggetta che resta, siamo magari due o tre. E chi è che è un po' queste, per fortuna, un po' queste imponenti. Facciamo una ora di pausa fino alle 2:30 e poi ripartiamo con l'attrezzatura dal ghiacciaio, ramponi, imbrago, tutto quello che avete, casco, e dopo camminiamo via lì sul ghiacciaio e facciamo un piccolo corso come comportarsi se uno cade nel crepaccio. Va bene? Ok. Avete adesso la possibilità di chiedere a noi tutto quello che vi viene in mente alla vostra guida, e così sì, siete anche pronti per domani, perché lì magari non è che siamo lì così in un gruppo. Devo saltare? Se io vengo qua, metto il piede qua così, mi scivola. E se tu fai peso, lo tiri fuori, perché fai l'effetto dal Hebelkraft, fai la leva, no? Lo spingi fuori e ti spacca tutto. Invece se tu fai così e lo rimani bello basso, puoi dare il peso e tiene bene. Diciamo, se devo attraversare qua questo passaggio, non appunto provare a lavorare di spigolo, di fianco, ma mettere proprio tutto il rampone nel ghiaccio, no? Ogni tanto è in corda lunga e dopo il game passage che la mia corda corta per chi le urto sci. E tu fai su quei schlaufi della scorta. Mi manca tutti questi cordi. Siamo a subire. La corda corta ire ti savi la duperà la corda corta, se no è un pericolo in più che ti gas. Appunto. La tita fa una bianco grad, come se la tita partisse di un fondo col cliente a 1,5 metri da tre, ti gas tre schlaufi. E quelli schlaufi hanno un motivo, come si dice. Salma partisse a mil clienti che hanno andato a camminare all'ultimo momento, molli, gli abbiamo un pit da corda da saltare dall'altra. Ok? Se no, mi al cliente al tegni, perché che galisci avere te stesso. Quelli schlaufi hanno un motivo. Però queste le mie robe che potete fare altri. Adesso sono 11 anni che faccio la guida. La cosa che mi rende felice è quando vedo un cliente contento. Parte magari la roba fisica o tecnica, ma che sia soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Una montagna che è bella ma è pericolosa. Non bisogna avere paura, bisogna avere rispetto. La montagna si presenta sempre in diverse situazioni, in diverse condizioni, a volte è più tenera con te, a volte è più dura con te, a volte è proibitiva, e questo è estate. Adesso io parlo come guida, ma sta a te riuscire ad interpretare la montagna e capire se fa senso andare adesso o no. Questo è il lavoro della guida. Tu cerchi di ridurre sempre il massimo possibile il rischio, di tenerlo il più basso possibile. Non riuscirai mai a escluderlo del tutto. E di conseguenza adotti dei, non so, un po' piuttosto che andare di là, passiamo sulla cresta, o piuttosto che partire più tardi, partiamo prima, per quello o quel motivo. E il cliente si lascia e si diverte, si gusta la giornata. E dopo c'è un altro metodo che facciamo noi guide, che facciamo 2, 3 e dopo da sopra in giù, 1, 2, 3 e dopo in sele
abbiamo sto scalino. E così sei anche più stabile a fare il passo, no? Mentre che se lo devi fare qua, sei più sbilanciato, no? Vedete che se cambia la qualità del glass? Però è chilo con le mani, vedete chilo che roba che è. Poi che è già diverso, ok? Questo è un glass, questo è un glass buon, un glass che tiene compatto, ok? A 90 gradi più o meno, e da calcam pit, e dopo la giri finta sta maniera. Due o tre giri, finché la strada per lei, e dopo si può la invita inta. Tutta, ok? Mica la vita. Sì, mica la sai, sì. La mette finta tutta quanta, a sta maniera che l'ho. Semmai la mettiamo tendenzialmente un pelino inclinata in discesa. Da orizzontale a un pelino in discesa, no? E questo è il ghiaccio che esce dal... Se esce sempre ghiaccio così, vuol dire che è molto solida e che tiene bene. In una cascata può essere che c'è ghiaccio vuoto, e quello è già un po' più instabile, no? E da viti sci, mi chiudono nel glaccio sci la tengo tunnelata, 1000 kg, ok? Quando magari la togli, se è proprio freddo, guardare che sia libera dalla neve o dal ghiaccio che ha, perché se no, se si ghiaccia dentro, dopo tribuli a metterla, no? Se vuole fare un paranco, se vuole fare, si sci potete fare una sosta, le due vite collegate con una fettuccina come questa, o sci, ora la potete attaccarsi quel che vuole. Ok? Così. Se ne stacca uno. Se si stacca questo, tiene a questo. Se si stacca questo, tiene a questo. E non fa un colpo su. Sì. Questi qua sempre chiudere. Ci metto il cordino. Qua puoi provare a tirare fino a che vuoi che. E così puoi calarti e alla fine rimane sì, indietro. Se no la vite che la gente si. Sì, un cordino e. Domani andiamo su a sinistra dell'acqua, saliamo dove inizia il ghiacciaio e dopo abbiamo un posto che era molto pericoloso perché era ghiaccio vivo. E adesso hanno messo dentro dei pali, vanno bene per noi che vi possiamo assicurare su questi punti lì. Se no si dovrebbe mettere sempre le viti e. Ci tira via tanto tempo per questo. Ma dobbiamo allenare i salti, domani ci saranno tanti crepacci da saltar via? No, io penso di no. Non so se l'hai capito, ma la mia paura. Oro. Vado veloce lì a guardare. Tutto a posto? Sì, sì. Ok, allora è successo poco, no? Lui parla, va ancora bene. Ho già guardato se c'è la neve davanti, non c'è. Allora proviamo di fare il recupero. E lo mando giù, questo micro traxio a lui. Staccati dentro qua! Sì. Oh. Grazie! Ecco, ma questo adesso era la variante se tu hai abbastanza corda per mandarlo giù il micro trazione. Bene, siamo tornati tutti assieme. Lo facciamo sto morteraccio? Cosa avete pensato? Giornata ora domani, sì. Sì, abbiamo ancora guardato un po' le condizioni e hanno messo dentro dalle stanghe lì nel ghiaccio vivo e così ci sentiamo abbastanza sicuri anche con un gruppo grande per arrivare in cima.
Yes! Che bello! Se voi dite che è a posto, io mi fido. Fidati. È a posto, Alice. Io personalmente ci tengo che tutto il gruppo arriva sul Morteraccio, perché è una bella montagna e sicuramente fa parte di uno dei bei momenti di questo giro. Abbiamo la fortuna di avere con noi una persona che di salvataggio in alta, direi quasi altissima quota, ne sa qualcosa. Ma fino a che punto ti puoi spingere tu, anche per la tua vita, per salvarne un'altra? Ma lì devi comunque misurarti con quello che ti trovi di fronte, cioè la montagna, e come nell'alpinismo ti devi misurare con te stesso e con le condizioni che trovi in quel momento lì. Non sempre le condizioni ti permettono di fare un salvataggio oltre i 7000 metri. Ho fatto parecchi soccorsi, ma ho fatto anche parecchi tentativi che sono andati poi a finire in nulla, non sono riuscito a farli. A Maurizio una domanda: riusciresti a spiegarci brevemente la tua avventura, com'è andata là, quando sei arrivato a questi 7800 metri, partire da quando ti hanno dato l'allarme, dopo com'è andata? Stavo bevendo un caffè e avevo pensato che ormai la giornata era finita. E poi è arrivata la richiesta di un soccorso all'incirca sul campo 3. Ho chiamato il mio amico al campo base, gli ho chiesto com'era la situazione meteo, lui mi ha dato l'ok per andare, ora c'è un po' di vento però non ci sono problemi. Sono salito con una corda attaccata sotto che si chiama long line e ho seguito la via di salita e discesa, e durante questa via di salita e discesa c'erano molti alpinisti che salivano, che scendevano, e quelle quote lì si muovono molto molto lentamente, perciò era molto difficile capire se uno era fermo perché stava riposando o se aveva un problema. Arrivo al campo 3, che comunque sono già sopra i limiti dell'elicottero, sopra i 7000, campo 3 è circa 7300, 7200, e mi ha detto no, devi salire ancora di più. Però io lì ero concentrato, non guardavo la quota, guardavo le prestazioni dell'elicottero, finché poi sono arrivato prima del traverso di Ginevrini per arrivare poi al Colle Sud, e ho visto il gruppo che poi faceva segno, ho capito che erano loro. Tu quando sei a quelle quote lì vedi veramente, cioè la curva della terra, cioè sei fuori, ti rendi conto che tu come essere umano con un elicottero non dovresti essere lì. E allora ho fatto una specie di prova, un momento prima di arrivare lì a 20 metri, sono stato in overing e ho visto che non ne avevo più di potenza, però avevo quel piccolo margine, e lì sono decisioni veramente di pochi secondi, ho detto ok, dai, proviamo. Sono andato, gli ho dato il moschettone e loro ci hanno messo, adesso non ti so dire, per attaccare dentro, mi hanno fatto segno di salire. Quando ho staccato la persona e mi sono reso conto, ho fatto un soccorso importante, lì probabilmente ero teso, ero talmente teso, perché io sono un po' così, sono molto freddo quando faccio, però emotivamente ho delle emozioni molto forti. E allora mi sono scese le lacrime e mi ricordo che sono andato al campo base con questo qua appeso sotto, che ero tutto un blocco di ghiaccio perché era tutto congelato.
tutto infarito. Bello. Ma noi saliamo da lì. Il pericolo più grande sono i crepacci. È indescrivibile. Questo è bagnato, divertente. Devo prendere un po' di metto al pè. E qua c'è una scala, vedi? Questa trasmissione è stata presentata da Swiss Helicopter Regione Ticino, 15 basi in Svizzera. Swiss Helicopter Regione Ticino.